pizzare. Io pure. Ma quante ce ne sono? Ciao ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Abbiamo davanti una scatola, adesso andiamo ad aprirla insieme e vedremo cosa c'è al suo interno. Mettiamo giù una scatola, io ce l'ho. Ok, ecco qua la bici tirata fuori dalla scatola. Adesso vi faccio vedere quello che c'era dentro la scatola. Abbiamo la bici già montata con la ruota posteriore. La ruota anteriore invece era soltanto fissata con delle fascette che, madonna, si brucia. Verrà montata tramite uno sgancio rapido sulla forcella. Sempre all'interno della scatola abbiamo parafanghi anteriore e posteriore che sono all'interno di questa busta di plastica che andremo poi a montare sulla bici. La sella molto ben imbottita. Poi sempre dentro la scatola abbiamo questo che è il caricabatterie, che dopo andremo a tirarlo fuori, ci servirà appunto per caricare la batteria che è all'interno del telaio. I pedali che sono in, sembrerebbe, alluminio. Poi sempre all'interno della scatola abbiamo lo sgancio rapido, che è quello che utilizzeremo appunto per fissare la ruota anteriore alla forcella. E infine abbiamo chiavi, che sono chiavi inglesi, brugole e cacciavite. Quindi abbiamo tutto l'occorrente per poter montare la bici da così alla bici appunto completa e finita. Abbiamo il manuale che mi piace tantissimo perché è in italiano e, come si può vedere anche all'interno delle pagine, è molto ben dettagliato. Qui ad esempio abbiamo i componenti del prodotto, dove vengono specificati tutti i componenti che ci sono sulla bici, e poi sempre all'interno del manuale vengono spiegati dettagliatamente tutti quelli che sono i passaggi per montare la bici. Allora, il design è molto accattivante, mi piace il colore nero. I componenti sembrano ben fatti, con ottima rifinitura. Giusto per darvi qualche caratteristica di quello che è il prodotto che abbiamo davanti, questa bici pesa circa 30 kg, il carico massimo che può supportare questa bici sono 150 kg, i freni abbiamo sia anteriore che posteriore a disco, però sono freni a filo, non idraulici. La velocità massima raggiungibile da questa bici, che non so se poi potrà essere o meno sbloccata, comunque a libretto abbiamo 30 km orari di velocità massima, la danno per un'autonomia di circa 80 km, anche se poi dovremo testare a vedere se effettivamente sono quelle le distanze davvero percorribili con questa bicicletta. Le ruote sono ruote da 26 pollici, il materiale del telaio è una lega di alluminio. Al posteriore, come si può notare, risalta il motore, che è un motore da 500 watt. Il suo sistema di ingranaggi è molto avanzato, con velocità Shimano 21, che può quindi adattarsi a vari siti di guida. Ok ragazzi, grazie anche a Luca di Giambo, che è mio collega, mio compare. Abbiamo finalmente montato la bici, ci sono sopra in questo preciso istante. Sensazioni molto buone, perché mi dà l'idea di essere una bici molto solida e robusta, nonostante comunque il prezzo molto concorrenziale. Per accendere la bicicletta, prima stavo impazzendo, in realtà vanno inserite le chiavi qua sotto e va girato il quadro, affinché poi qua, tenendo premuto il tasto M, si accende il display, che, come si può notare, si vede benissimo anche sotto il sole. Attualmente abbiamo un 54% di batteria, noi comunque la mettiamo sotto carica, togliamo queste pellicole in modo tale che possiamo anche poi provare il cambio Shimano. Sono curioso di vedere se questi indicatori effettivamente poi si spostano mentre poi utilizzeremo la bici. Voglio tirare sulla catena senza sporcarmi e ce la farò. E ce l'ho fatta! Eccoci! Sento già che sta spingendo la bici, devo stare attento. Come abbiamo detto, abbiamo un cambio Shimano con tre corone all'anteriore e sette pignoni al posteriore. Abbiamo la forcella che è regolabile, in realtà abbiamo soltanto sbloccato o non sbloccato, non so come si dica. In questo caso si può dire che è bloccata, invece spostandola in questo modo abbiamo la forcella che si sblocca. Quindi direi davvero ha tantissime funzioni e quindi insomma non c'è altro da dire se non di provarla e vedere come si comporta.
il gioco, la moto, la foto. Allora ragazzi, eccoci finalmente sulla bici. Abbiamo fatto già qualche test ride, la bici si comporta molto bene. Adesso vi elencherò quelle che sono le funzioni disponibili e visibili sul display, che è il display che abbiamo detto LCD, si vede benissimo anche sotto il sole. Allora, come si può vedere, adesso abbiamo fatto in totale, Odo è la distanza totale percorsa dalla bicicletta, abbiamo fatto 6 km. Le modalità si cambiano con questo pulsantino qua chiamato M. Abbiamo il trip, che è la distanza percorsa da quando ho riattivato la bicicletta, quindi da quando l'ho riaccesa. Il cambio Shimano è molto preciso, abbiamo 7 rapporti al posteriore e 3 rapporti alla corona davanti. Il cambio l'ho già provato, quindi è molto preciso e veloce. Per aumentare i rapporti basta semplicemente cliccare su questo pulsante che è più, adesso lo andremo a vedere insieme. Partiamo dalla marcia più bassa. Come si può vedere, molto preciso e veloce, non si è mai bloccato. Per quanto riguarda invece il deragliatore, quindi la corona davanti, che è data da 3 rapporti, non abbiamo il pulsantino come a destra, ma va cambiato semplicemente spingendo e tirando indietro questo pulsante. Proviamo una salita. Vai, proviamo. Vediamo come si comporta. Siamo a velocità massima, io non pedalo, rimango fermo con i piedi e fa tutto il motore. Vediamo come si comporta. Direi che il motore funziona molto bene. Vai. Oh cavolo. Siamo arrivati fino a qua grazie a questa bellissima bici, che è appunto una Bezier M26, perché questo non l'ho detto quando ho aperto il box. E volevo dare un attimo le impressioni che sono ad ora sulla base di quello che ho utilizzato la bici. Allora, devo dire, la qualità è molto buona, mi piace, la frenata è buonissima, nonostante non siano dei freni idraulici ma siano soltanto meccanici, comunque si comportano bene. Il cambio Shimano precisissimo, anche lui non ha nessun problema, non si è mai bloccato. Abbiamo avuto una difficoltà nel montaggio sul parafango posteriore, che alla fine abbiamo deciso di togliere, perché abbiamo riscontrato un problema su quanto riguarda la vite di fissaggio e non siamo riusciti, anche questo in realtà è un po' ballerino, quindi non è esente da difetti, però queste diciamo che sono sottigliezze rispetto a quello che è in realtà poi l'utilizzo della bicicletta. E abbiamo avuto difficoltà quindi col parafango posteriore, che nonostante fosse stretto al massimo continuava a scendere, quindi dobbiamo forse capire bene come incastrare le viti, perché abbiamo avuto difficoltà ad interpretare quello che erano le istruzioni di montaggio. E abbiamo poi scoperto che questo qui è regolabile mollando o stringendo l'ammortizzatore posteriore, che si comporta benissimo, mi piace molto il feeling che dà. La sella, nonostante sia ben imbottita, è un pochettino dura, devo essere sincero. La forcella, come abbiamo detto all'inizio del video, è una forcella che può essere soltanto bloccata o non bloccata. L'ho trovata un pochettino troppo molle, perché prima spingendo così ero arrivato quasi a pacco. Quindi mi aspettavo qualcosina di meglio dalla forcella davanti, sinceramente. Però diciamo che questa non è una bici da utilizzare per fare downhill, quindi io ho fatto un salto, sono sceso dalla rampa ad una velocità sostenuta e pertanto probabilmente l'ho messa un po' sotto sforzo. Volevo far vedere anche che al momento abbiamo fatto 8 km e abbiamo al momento di residuo 86% di batteria, quindi fate voi i calcoli di quanto riuscirete poi a fare. Poi in realtà credo anche che l'autonomia comunque della bicicletta cambia a seconda del peso della persona, cambia a seconda se uno pedala o meno, perché sono sicurissimo che facendo una pedalata assistita si consuma molto meno rispetto a che accelerare basta, cosa che io ho fatto fino adesso. Per spegnere la bici bisogna tenere premuto il tasto M, il display si spegne completamente, ma la bici è comunque utilizzabile fino a quando non si vanno a togliere le chiavi. Nel momento in cui vado a togliere le chiavi, quindi giro e le tolgo, io posso anche lasciare la bici incustodita, cosa che non farò mai, però posso anche lasciare incustodita che schiacciando comunque il tasto M la bici non si accende più. Adesso vediamo perché questa bici è anche pieghevole, trasportabile non lo so, sicuramente pieghevole, io non la trasporterei perché comunque pesa sempre 25-30 kg, quindi non è poco. Comunque c'è questa sicurezza qua, e successivamente va aperta. Come si può vedere qua abbiamo la batteria, polo positivo e negativo, questa batteria è anche estraibile, non mentre la lasciamo qua dentro perché non ci serve toglierla. E niente, quindi queste sono meno male le funzioni che ha la bicicletta. Adesso ci facciamo un altro girettino prima che diventi buio e testiamo anche la velocità massima. Let's go!
Il clacson funziona. Scusate, stavo testando il clacson. Funziona il clacson. Non ho mai avuto un clacson, non ho mai avuto i freni sulla bici, adesso c'ho anche il clacson oltre ai freni. Adesso ragazzi testiamo in modo completo quello che è la velocità massima della bicicletta, quindi adesso terrò tutto accelerato, sono in pedalata assistita 5 e vediamo a che velocità arriva. Ricordo che la bicicletta è stata sbloccata. Allora, siamo già a 24 km orari. Davvero in pochissimo tempo arriviamo già a 32, è un mostro, è un mostro. A 4 km orari, faremo un po' di discesa, arriviamo a 36 di picco, però diciamo che la velocità sua ragazzi è proprio quella, 34 km orari, che per una bici da 500 watt e da circa 800 euro direi che è un ottimo compromesso. Vi sia stato utile per l'acquisto di questa bici che, come dicevo, nel complesso è un'ottima bici, non è esente da difetti, ma è comunque un'ottima bici per quello che è il prezzo. Quindi come dicevo, ci sono alcune cose che possono essere migliorate, tipo ad esempio questa luce qua, o il parafango posteriore, o il manuale stesso che non era completamente chiaro, però per quello che offre e per l'utilizzo che uno ne fa, ovvero in città con qualche piccola possibilità di fare dei salti, va benissimo. Lascio in descrizione al video il link per l'acquisto e anche un coupon code che vi permetterà di usufruire di un piccolo sconto, che nel periodo in cui siamo male non fa. Spero di aver essere stato chiaro, di aver detto tutto quello che dovevo dirvi sulla bici. Se avete ancora qualche dubbio o domanda relativa al prodotto, scrivetemelo nei commenti al video che vedrò di rispondere alle vostre esigenze. Ciao ragazzi, ci vediamo alla prossima. Io